chiusura delle consultazioni. Onorevole, le ho lasciato sì, delle carte. Sì, un attimo, prego. Non è il momento, mi scusi. Abbassiamo questo microfono. La situazione è molto semplice. Io voglio che gli italiani e il loro voto vengano rispettati e quindi l'unico governo che può nascere è fra coloro che hanno vinto le elezioni, centrodestra e 5 Stelle. Io chiedo a Di Maio se è disponibile a fare quello che ho fatto io con la Lega, a dire pur di far partire un governo che cominci a fare il bene dell'Italia, io faccio un passo indietro. Quindi Luigi Di Maio deve dire non a me ma agli italiani, sì, per responsabilità, umiltà e generosità sono disponibile a fare un passo a lato pur di dare un governo a questo paese, oppure dire agli italiani no, io sono il sole, o comando io, non succede niente, e avanti con i veti incrociati, Di Maio, Berlusconi, Berlusconi, Di Maio. Più di questo io e la Lega non possiamo fare. Io comincerei anche domani mattina a governare, non tradisco il voto degli italiani, non prendo neanche in considerazione di andare al governo con PD, con Renzi, di cui voglio smontare tutte le riforme pessime fatte in questi anni. Se Di Maio continua a dire o io o nessuno, può voler dire solo due cose: o che non vuole governare o che vuole governare col PD e con Renzi. Lo vado a spiegare ai milioni di italiani che hanno votato per cambiare pagina. Mi scusi, se lascia lavorare queste persone, mi scusi, è una conferenza stampa, se lascia lavorare queste persone poi riusciamo a... Nessuna ricerca in Parlamento. No, io mi rifiuto di guidare un governo che deve fare scelte importanti, cancellare la legge Fornero, espellere i clandestini, cambiare i trattati europei, andando a cercare alla Camera o al Senato qualche parlamentare che pur di non mollare la poltrona vota la fiducia di settimana in settimana. Non sarebbe un governo serio. In Sicilia corre slegato dal centrodestra. Di Maio dice il centrodestra è un fallimento. Beh, ma è la coalizione che ha preso più voti dagli italiani un mese fa. Di Maio è arrivato secondo, ha avuto un ottimo risultato, però non si vede mai in nessuna democrazia che i secondi arrivati impongano a 60 milioni di italiani, ai primi arrivati, i loro capricci e le loro regole. Così come noi, che siamo arrivati primi, e io primo fra i primi, umilmente dico, sono disponibile anche a sostenere qualcun altro pur di cominciare a lavorare, che i secondi arrivati dettino legge mi sembra una cosa strana. Ovviamente il centrodestra non può sedersi, ma deve rinnovarsi, deve guardare avanti. Il dato siciliano è chiaro: se ti siedi e non mantieni le promesse fatte agli elettori, dopo 3 mesi in Sicilia gli elettori ti puniscono, giustamente. Se non fai quello che hai promesso di fare, giustamente la gente ti punisce. Che significa rinnovarsi? Guardare avanti, crescere, coinvolgere gente che non ha 30 anni di politica alle spalle. Quindi Berlusconi dovrebbe fare un passo indietro? No, sto parlando di livello siciliano. E in Sicilia correrà slegato dal centrodestra? Siamo qua perché stiamo crescendo incredibilmente come Lega e stasera ascolteremo i responsabili di tutti i territori, da Catania a Palermo, da Messina a Trapani, passando per Ragusa e Siracusa, e vedremo cosa è meglio fare città per città, comune per comune. Il simbolo della Lega ci sarà ovunque ci sia gente che ha voglia di fare qualcosa per le loro comunità. Sicuramente darò indicazione a tutti i livelli locali di dire di no a tutti quelli che stanno chiedendo di entrare in Lega per garantirsi una poltrona. Visto che c'è tanta gente nuova senza un passato politico alle spalle che vuole dare una mano, daremo la precedenza a queste persone. Attualmente indagato, resta in lista? Non faccio il giudice, non faccio il magistrato, spero che la giustizia dica presto ai siciliani e agli italiani se qualcuno ha sbagliato in che cosa. A Catania appoggerete Pogliese? Ma se ne discutiamo stasera, mi sembra rispettoso discuterne stasera e poi dirlo a voi. Domani incontrerai i lavoratori dello Shan? Sì, assolutamente sì. Quindi l'emergenza in tutta Italia è il lavoro. E quindi mi sembra doveroso, più che stare a Roma per beghe politiche, cercare di portare il nostro piccolo mattoncino per risolvere alcune crisi aziendali. A volte ci riusciamo, a volte non ci riusciamo. La situazione dei lavoratori dello Shan però ci dice che ci vuole un governo che la smetta di svendere alle multinazionali straniere, francesi, tedesche o americane il nostro futuro e il nostro lavoro, perché poi questi con un click ti licenziano centinaia di lavoratori a Catania, a Roma o a Milano. E quindi ci vuole un governo che difenda le imprese italiane. Già individuato il commissario per la Sicilia? Ci sono persone che aiuteranno il movimento in Sicilia a crescere ancora, assolutamente sì. Che consiglio vuole dare alla Casellati?
No, non sono assolutamente in grado di dare consigli a una persona in gamba come il presidente Casellati. Spero che abbia più fortuna. Ecco, ma se questo giro appunto le andrà male, come andrà a finire alla Casellati? Cioè, non alla Casellati, col paese. Decide il Presidente della Repubblica. Noi tutti i passi a lato che potevamo fare li stiamo facendo. Ma si è dato un tempo fino a qua. Per me abbiamo già perso troppo tempo. Di Maio dice prendiamoci ancora altri giorni, per me abbiamo già perso troppo tempo. Ripeto, piuttosto che tirare a campare per altri mesi, annoiare gli italiani con questi listicci per altri mesi, tanto vale andare a votare subito domani mattina e saranno gli italiani a dare un voto in più a questo punto al centrodestra che governa da solo. Grazie.